Questo è Oltre la Soglia, un podcast dell'associazione La Soglia, scritto e prodotto da Cavatappi Podcast e liberamente tratto dal libro 30 anni, La Soglia Oltre la Soglia, in occasione del 30° anniversario della nascita di questa associazione di volontariato. In ogni puntata proveremo a raccontarvela sbirciando al di là della porta che si apre sulla vita di bambini, ragazzi, famiglie e volontari che ne hanno segnato il cammino, così come La Soglia ha segnato il loro. I bambini di terza del doposcuola prendono posto, seduti nella loro aula, ciascuno vicino allo studente con cui lavorerà. Sono come piccoli pezzi di Lego. Quello grande torreggia su quello piccolo, ma senza gettare ombre. Piuttosto si incastrano tra di loro e danno vita a costruzioni che non avrei mai pensato potessero prendere forma così, da un sorriso. A testimoniare questi incredibili sviluppi siamo in due, privilegiate testimoni di amicizie imprevedibili. Io e l'educatrice. Si comincia. I bambini delle elementari, con i loro occhi vispi e le mani sempre impiastricciate di resina o di gessetto, per aver giocato nel giardino esterno prima del dopo scuola, hanno già scelto, insieme ai ragazzi delle superiori che fanno loro da tutor, su quale compito impegnarsi per questo pomeriggio. Il sole di ottobre filtra obliqua dalle finestre mentre passeggio tra i banchi, per salutarli uno a uno e informarmi sulle consegne di lavoro. Ieri hanno letto delle leggende in classe e oggi devono scriverne una. Mi spiega un ragazzo di 16 anni, uno di quelli che più di tutti mi ha preso in contropiede, rivelandosi, a dispetto della sua età, già un giovane uomo, capace di prendersi a cuore un'altra persona. Mentre lui parla, quest'altra persona, Khalid, lo guarda assorto e poi annuisce con vigore. Khalid è come ammaliato da questo ragazzo più grande di lui, che gli dedica ore e ore dei suoi pomeriggi, per aiutarlo a crescere e a imparare. Poi guarda me e mi segnala qualcosa sul libro. «Dobbiamo scrivere secondo queste istruzioni», esclama. Mi strappa un sorriso. «Non è un mestiere semplice quello dello scrittore», gli dico, guardando poi anche gli altri. «Però mi sembrate fiduciosi. Non vedo l'ora di scoprire cosa salterà fuori dalle vostre penne. Buon lavoro!» Mentre li lascio chiacchierare per decidere come iniziare a impostare la leggenda, mi soffermo ancora un istante a guardare questi due. Khalid, vispo come pochi, con cali dell'attenzione costanti e capace di perdersi dietro a ogni foglia che danza davanti alle finestre, camminando al fianco di Filippo, è cambiato. Ora se ne stanno entrambi chini sul libro di scuola e sembrano fratelli alle prese con un segreto tutto loro. Se avessi una fotocamera, immortalerei questo momento. Ma ho solo i miei occhi, quindi sbatto velocemente le palpebre e fisso nella memoria il miracolo delle relazioni, che a scuola salvano, sempre. Giro un po' nelle altre classi per vedere come procedono gli esercizi di matematica e lo studio della storia. Spesso è un'agonia per alcuni bambini che vorrebbero solo correre e giocare a calcio nell'aria frizzante del tardo pomeriggio. Prima che finisca il doposcuola, però, torno da quelli di terza. Hanno completato le loro opere e sui banchi ci sono tanti fogli che nemmeno 2 ore fa erano vuoti. Ora, invece, pullulano di storie. «Com'è andata, novelli scrittori?» chiedo loro sorridendo. Sono a dir poco entusiasti. «È andata bene!» Sono orgogliosi del lavoro svolto e si vede. D'altra parte, quale bambino non lo sarebbe dopo aver scoperto che anche dalle sue idee e dalla sua penna può nascere qualcosa di così portentoso come una storia? Sono felice di pensare che in queste 4 mura, nell'arco di un breve pomeriggio, bambini che di solito quando vedono i libri entrano in difficoltà abbiano potuto sperimentare la bellezza della creatività e dello studio. Non vedo l'ora di leggere tutte le vostre leggende. Mi raccomando, portatele anche settimana prossima. Si affrettano fuori dall'aula con i loro zaini variopinti. Alcuni mezzi vuoti, altri pesantissimi. C'è gioia nell'uscire da scuola, ma c'è stata gioia anche nel corso delle ore di doposcuola. E so che è merito soprattutto degli studenti delle scuole superiori che ora stanno riordinando le sedie e scambiando qualche parola prima di uscire a loro volta.
mi fermo sulla soglia per guardarli. Questi giovanissimi che forse un giorno prenderanno il mio posto di maestra e quello delle mie colleghe. Una generazione ricca di altruismo, come mai me lo sarei aspettata, alla quale gettare il testimone della staffetta è un onore più che un dovere. Sbatto di nuovo le palpebre, molto velocemente, per conservare nel cuore i loro volti e questo piccolo pensiero. Una mano che mi picchietta sul braccio mi distrae dai miei sogni occhi aperti. Khalid mi si è avvicinato, affiancato da Filippo, e mi si rivolge così. «Ti posso dire una cosa?» «Certamente», rispondo. Il bambino continua con queste precise parole. «Guarda, non te lo voglio spoilerare, ma è stato bello». Lo dice con un'espressione convinta e soddisfatta sul viso e una postura quasi orgogliosa. Filippo, lo studente, sembra non aver sentito le parole del bambino. Il suo sguardo, forse per modestia o imbarazzo, pare rivolto ad altri visi intorno. Magari è così. E allora lo interpello io. «Hai sentito cosa ha detto?» «Ha detto che è stato bello». Vedo solo una testa di folti capelli biondi che si abbassa, ma sotto il ciuffo che gli nasconde il viso so che c'è un sorriso appena abbozzato, mentre le mani affondano nelle tasche dei pantaloni. Quel sorriso timido ho imparato a conoscerlo e a rispettarlo. Ci salutiamo tutti scendendo le scale e uscendo da scuola. Io sono piacevolmente stupita, come spesso accade, dopo aver passato un pomeriggio coi ragazzi, i bambini della soglia. Salendo in macchina, mi impongo di ricordarmi la settimana successiva di chiedere di poter visionare le leggende, come promesso. È importante che io lo faccia. Mi dico però anche che Khalid non si ricorderà più di certo della mia promessa e della sua leggenda. Rifletto anche su una parola, un verbo che ha usato, spoilerare, perché il suo utilizzo mi ha sorpreso. Le parole nuove nelle seconde generazioni di ragazzi stranieri sono davvero trasversali, le prime forse ad essere intercettate e messe in comune tra lingue e culture differenti, come esempi di inclusione. Anche qui, prima di mettere in moto, cerco di immortalare nella memoria, come una fotografia, la mano tesa di Khalid verso Filippo e le mani umili del ragazzo più grande, nascoste nelle tasche dei pantaloni. Arriva la settimana successiva. Khalid sta lavorando con un'altra studentessa perché è giovedì. Sta preparando sul banco i materiali di lavoro. Vicino al diario e al sussidiario ha appoggiato un foglio scritto che sta lisciando. Quando passo vicino a lui me lo allunga, senza che io abbia il tempo di chiedere nulla. Leggo sul foglio con emozione ed attenzione. C'è il viso della maestra, nessun segno rosso che spicchi tra le righe. La leggenda è davvero ben scritta d'altra parte ed efficace nella sua semplicità. Parla di due fratelli che solcano i mari a cavallo di soffi di vento. Giovani avventurosi che salvano le popolazioni costiere da misteriosi nemici degli abissi. C'è un po' di Pakistan in questa leggenda e un po' di Mediterraneo. Un po' di Khalid e un po' di Filippo. Mi sembra quasi di poterli immaginare mentre salvano insieme il mondo. Quello che hai inventato con Filippo e che hai scritto è davvero bello, Khalid. Sono contenta di aver letto la tua leggenda e grazie. Non sento più il bisogno di fotografare questo momento con gli occhi. Qualcosa dentro di me mi dice che non è necessario, che questa strana meraviglia che un pezzettino di Lego per volta gli studenti stanno costruendo è destinata a durare e che io non potrò mai dimenticarla. Forse non si dimentica niente quando è in gioco la bellezza di qualcosa che è stato costruito insieme. Perché ho insegnato tanti anni e mi piaceva. Io non ho mai pensato quando andrò in pensione.
ho voglia di andare in pensione, mai. Sì, perché io amo stare con i bambini, proprio non ce la faccio a rimanere senza, per cui piace proprio stare con loro. Secondo me i bambini hanno sempre, in qualsiasi situazione, per quanto deprivata, per quanto, una dignità assoluta che molti adulti non hanno. Questa è una cosa che io apprezzo nei bambini e che vedo in quasi tutti i bambini che conosco. Stare con i bambini non ti permette di pensare ad altro che a stare con loro, e a stare con loro nel modo più giusto, specialmente con bambini con difficoltà, con bambini magari con qualche comportamento non proprio particolarmente adattato alle richieste della scuola. A scuola devi rispondere anche di altri bambini, sia di quelli in difficoltà, sia di quelli che hanno delle opportunità buone, e non sempre puoi arrivare dappertutto, no? Anche perché io, quando ho iniziato, come tutte le insegnanti giovani, pensi di saper risolvere tutto. Poi il tempo, fortunatamente, ti corregge, ti lima, ti cambia. Devo dirti che la scelta di mandare al doposcuola bambini stranieri, però con difficoltà recuperabili, è stata una scelta mirata, secondo me è giusta, perché ti permette comunque di lavorare in condizioni, non dico favorevoli, però in condizioni che aiutano, con degli obiettivi praticabili, magari non totalmente raggiungibili, ma non così lontani. L'episodio è stato liberamente tratto da Ti posso dire una cosa? Scritto da Claudia.